appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che complesso magnifico! È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. L'arbitro ha già dato via il cronometro. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Siccome credo che questa partita la decideranno le difese, io dico Godin. È un difensore che mi piace molto. Forse non è molto veloce, ma se può difendere negli spazi stretti, e spesso i suoi compagni glielo permettono, non gli vai mai via. Sì, per gli attaccanti avversari non sarà facile oggi. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Criscito non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Simi! Chiesa gioca una palla lunga. Vince il duello fisico e fa su il pallone. E guarda lì, ha alzato la pallina, fuori gioco. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Renato Augusto. Chiesa. Tyson! Tyson! Il portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Hector. E ora deve concludere. Colpisce. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Libera tempestivamente. Qui deve tirare. Renato Augusto. E se vi foste sintonizzati solo ora, tranquillizzatevi, la partita è ancora sullo 0-0. Palla in avanti verso il compagno. Bello intervento difensivo. C'è il lancio lungo. Bella apertura. Mendy di forza. Prova il cross. Può provare. Ho cercato il Parma. Il risultato si sblocca, 1-0. Secondo me devono sfruttare la rincorsa, provare a prendere le distanze con un'altra rete appena possibile. Simi riesce ad intercettare. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare.
Andrea Almeida. Criscito. Lungo passaggio in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Simi. Chiesa. Si trovano a inseguire, ma non devono farsi scoraggiare. Bisogna riordinare le idee per ritrovare concentrazione e disciplina. Tyson. Sulla destra. Qui può partire il contropiede. La mette in avanti. Simi. Simi. Ha spazio sulla fascia. Attenzione. Simi. Conclusione davvero molto angolata. Chiesa. Criscito. Tyson. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Questo errore potrebbe essergli fatale. Simi! Salva la sua porta. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Chiesa. Cinque giri di orologio per andare a riposo. Passaggio intercettato. Andrea Almeida. Chiesa. Tyson. Mostrano un buon controllo del gioco. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Simi! E riesce a spazzarla via. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Il Venezia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo. Ecco il tiro! La mette in rete! Sono entrati in campo con un altro passo, si vede subito in questo secondo tempo. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo, magnifico! Si ricomincia da una situazione di parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Riceve in ottima posizione. Attenzione al tiro! Conclusione sul fondo. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Criscito. Tocco morbido. Tyson! Ed ecco un'altra rimessa laterale.
prova a prolungare in avanti. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. La gioca in profondità. Scatta verso il pallone. Tyson preferisce il retropassaggio. C'è l'opportunità per il contropiede. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. Mendy. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Pallone lungo, in verticale. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Chance per tirare. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Ecco l'arbitro che ha dato il vantaggio, ma adesso dà anche il giallo. Criscito. Alza la palla in profondità verso un compagno. Fa avanzare la manovra. Hai visto, Fabio? I loro attaccanti si muovono tanto senza palla, eh? È vero, e mi pare che si abbassino spesso anche per ricevere il pallone. Stanno cercando di rendere la vita difficile ai difensori, perché tutto questo movimento non crea punti di riferimento e la difesa può andare in affanno. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Simi. Mendy. Riceve il passaggio. Occhio al tiro. Ha colpito con grande rapidità. Gylfi Sigurdsson è andato subito al tiro. Lasciargli questa libertà però significa correre un rischio enorme. Passaggio sulla destra. Chiesa. Ha spazio per affondare. Palla dentro di Chiesa. La difesa riesce ad allontanare. Tentativo di allungare il gioco. La gioca sulla destra. Chiesa. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Simi. Prova Fabregas. Eccolo qui. Intercetta il passaggio. Pericolo. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Scodella in avanti. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Non può. Il portiere si oppone. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Ottimo scambio. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Gioca con un pallone lungo. Chiesa. L'avversario ha avuto la meglio. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis.
frenato a gusto. Si proiettano in avanti quando manca ormai poco al termine della partita. Da lì può segnare. E no, niente, è finito in fuorigioco. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Simi! Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Tocca verso il centro. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Ecco la respinta del portiere. Palla ad Aderlan Santos. Bella palla, deve approfittarne. Calcio di punizione. Posizione interessante. E manca poco al termine. Per l'arbitro non è rigore, calcio di punizione dal limite. Ancora una possibilità con questa punizione. Non è vicinissimo, ma chissà, se se la sente fa bene a provarci. Ci prova! Ottimo salvataggio! La mette in mezzo. Colpisce il pallone. Un gol pazzesco! Pazzesco! Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare! E non poteva mancare un'occasione del genere. Male la difesa. Non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione. Non possono lasciarle arrivare a un passo dalla porta. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Altri magari si sarebbero disuniti, ma loro no. Hanno dimostrato di non mollare mai, hanno avuto grande lucidità e alla fine il risultato è positivo. Un finale in cui è successo di tutto e sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare la vittoria. Hanno dato fondo a tutto quello che gli era rimasto nelle gambe. A volte, quando talento e qualità non bastano, si fa risultato con grinta e caparbietà. Oggi è stato così. La nostra telecronaca termina qui. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Grazie e a presto, Fabio.